Ah, bellissimo qua. Fantastico. Prego, ciao. Vino? Com'è? Vino? Una goccia, va dai, ok. Una goccia la prendo di sicuro. Che non... No, è stata una grande iniziativa, veramente. Ma ha funzionato, devo dire, è stata bellissima. Oggi purtroppo abbiamo avuto un po' meno di partecipanti, nel senso che c'è stata un po' una defezione, ma fondamentalmente è dovuto al fatto che faceva molto caldo oggi. Ma poi è bello, quindi... il fatto che arriva gente curiosa che non è del mondo dell'arte. Ma infatti, infatti. Hai proprio un altro respiro. Bravo, capito? sì. È una roba che arriva nei critici, collezionisti. No. Bello. Infatti. Devo dire che per noi è stato anche... Infatti anche le persone che sono accodate a noi sono persone... persone che appunto non nulla a che fare col mondo dell'arte, questo secondo me trovo molto... E quindi è stamattina che siete in giro con le bici? Ieri mattina e stamattina, ieri abbiamo finito alla fine poi alle 9, perché poi abbiamo imprestato anche delle biciclette, quindi poi siamo dovuti andare ancora a recuperare le biciclette che ci avevano lasciato sparse, perché poi non tutti hanno fatto il giro completo. Alcuni magari... Ma voi avete perso qualcuno? Perso qualcuno, sì. Tutti i giorni? No, infatti. Abbiamo persi e guadagnati durante la giornata. Ma stamattina siamo partiti in 11. E poi però nel corso del pomeriggio, poca la volta, hanno ceduto tutti. Siamo rimasti solo più... Finiamo con tutti, no? Veniamo tutti, no? Che bello. Ma lui lavora su foto e poi le rielabora, mi sembra di capire. Già. Questa è una foto. Sì. Mi piace te, è ammassata per te. Guarda qua che lavoro, tutto ammassato. Ciao, arrivederci, ciao. No, mi piace questa cosa qui. Ascolta, poi ci sono due parole del tuo lavoro. E come no? Così che almeno... Perché sta registrando... Stiamo registrando? No, ma è una cosa molto informale, molto così, molto... Ma dici solo due parole, così, alla così. Veloce. Cioè, registra solo l'audio, quando ci spieghi il tuo lavoro. Perché sì, noi siamo parli. Curiosi. No, è chiaro, ho fatto questo da due giorni. Esatto. Dai, vai. Sì, allora... il lavoro praticamente parte da... Una riflessione tra pittura e fotografia. Ecco, questa è la, come dire, la sostanza. Sì, perché comunque pittura è sopra, diciamo, fotografia è sopra pittura. Sopra pittura. Queste immagini sono immagini tue, sono immagini. No, queste, ad esempio, questi bianchi, l'ultimo lavoro che sto facendo, e sono delle immagini che io trovo al Balloon oppure ai mercatini di antiquariato, che piccoline di fotografi anonimi. Dove io poi ingrandisco con la scansione, c'è un posto dove poi bisogna dei pigmenti particolari, molto forti, così, e poi ci dipingo sopra. E poi sono delle stampe fatte in modo, diciamo, su carta anche un po' su particolare. Carta. Particolare. Ah, no, carta. A carta, cioè, la carta non è pregiatissima, neanche sì, troppo sottile, chiaro. Io poi lavoro per terra, quindi è tutto molto acquoso. Chiaro, quindi... Faccio proprio queste pozzanghere, poi sarete sopra, vedete proprio... Sì, la pozzanghera. Cioè, è tutto molto acquoso, no? Sì, quando il colore asciuga si creano proprio questi effetti, certo, acquatici. Certo. E poi questi sono i manifesti pubblicitari. Ecco, manifesti pubblicitari, certo, infatti, sì. Su cui intervengo con acrilici, invece idropittura nera opaca. Questi rossi invece sono le chine. Ah, chine. Ecco, vedi qua, ti faccio vedere un po' di lavori. Qui sì, è con acrilico qui, giusto? Questo è acrilico, no, è idropittura. Ah, idropittura quella bianca che... da muri con vinaville. Ah, è già, sì. Perché rimanga così liquida, perché sennò l'acrilico, è già. Non avrebbe lo stesso effetto. Comunque guardate, sfogliate. Ma che lavoro, e quanti ne fai anche? No, ma questo ne ho fatti tanti perché sto preparando una mostra pubblica, se va bene, speriamo, che poi vi dirò dove, faremo una grande festa se riesco a farla.
Con un tema. Sì, e su questi lavori bianchi, questi lavori bianchi nascono proprio da, sì, da una riflessione su, sugli altri occhi, cioè che il fatto che queste fotografie sono fatte da dei fotografi anonimi in un luogo reale nell'arco di 70 anni, dal 1900 sono dal 1970 queste fotografie più o meno come arco. Sì, sì. E quindi sono già dense di senso. Io le non faccio altro che prenderle, portarle su un territorio onirico e diciamo legato alla memoria, in quanto memoria, cioè nel senso che la nostra memoria della nostra vita vissuta, certo, nel passato, se pensi a 20 anni fa di una situazione, hai un'immagine che è molto più simile a un ricordo di un sogno, certo, piuttosto che a una dimensione oggettiva del ricordo, no? Certo. E quindi questo lavoro è proprio sul frammento di immagine, sul frammento onirico. Tra l'altro tu prendi sempre l'immagine intera oppure le volte magari ne prendi anche solo dei particolari? No, intere. La foto così com'è la ingrandisco. La ingrandisci, è buono. E quindi questo video che sto facendo con Daniele Gagliarò, non so se lo conosci. Certo, sì, conosceva di nome, non di persona, ma di nome sicuramente. Sì, io è già il secondo cortometraggio che abbiamo fatto insieme. Poi se andate sul mio sito c'è anche un pezzo di questo cortometraggio, però sui lavori rosso e neri. Ah ok, ascoltami, ieri è andato al Museo del Cinema a fare una presentazione, sì, giusto? Per un'animazione, tipo a settembre. Sì, che in realtà non era un'animazione, sì, che c'era bravo, non mi ricordo. Sì, tu, allora se adesso mi ricordo, vedi che cosa c'è. Visto. Con lui abbiamo fatto quando era il periodo del 2008. Che avete il lavoro con Rosso, sì, che io non l'avevo visto in una galleria in centro, che non mi ricordo più che galleria. C'era questo lavoro praticamente di trasfigurazione di caramelle, vero? Di Rossano, sì. Infatti i miei lavori nascono da sta cosa delle carte di caramelle rossa. Ok, mi ricordo. E lì c'era proprio un lavoro con Daniele come la trasfigurazione della realtà. Certo. Cioè se io con le foto attraverso il colore trasfiguro una realtà oggettiva fotografica, con lui, regista, abbiamo voluto trasfigurare la visione fisica con un'azione pittorica, certo, no? E quindi tutto è stato girato a Torino quel video, ecco, però sembra potrebbe essere in qualsiasi città del mondo, Perché è talmente allucinante.